Allora, si sblocca la Littoriana anche in trasferta dopo la bella vittoria di 7 giorni fa in casa con il Real Terracina. Arrivano i primi 3 punti veri di questa stagione fuori da casa. Era ora. Abbiamo iniziato un po' malino oggi, però poi ci siamo ripresi per fortuna e speriamo di continuare questa serie di vittorie. Diciamo che è la terza con quella in Coppa, speriamo di continuare. E Biccio, che cos'è che non funziona in questa Coccinella? Eppure l'inizio sembrava essere dei meglio, anche se c'era stata quella deviazione. Ma sì, diciamo che comunque stiamo facendo molta fatica dall'inizio del campionato, non troviamo gioco, spazio, non riusciamo. Eppure bene o male la squadra è quella dell'anno scorso, abbiamo fatto 2 innesti importanti ma non troviamo la soluzione. Diciamo che nelle ultime 2 partite siamo un po' migliorate col giro palla, però continuiamo ad arrivare sotto porta e non buttarla dentro, a lungo andare diventa un problema. E come si fa a far quadrato intorno a una situazione di questo genere, quando poi le vittorie o punti soprattutto non arrivano, non proprio le vittorie ma anche i pareggi, poi si stenta? Sì, e poi tra l'altro abbiamo pareggiato 2 partite dopo che le abbiamo bene o male dominate all'ultimo minuto, quindi si va a rimarcare comunque il discorso che c'è non poca convinzione, però c'è delusione nell'ambiente, quindi tendi a perdere anche un po' di fiducia in noi stessi, nonostante comunque l'anno scorso abbiamo fatto un grande campionato, però non arriva la vittoria, probabilmente serve questa, però rimandiamo ancora. Speriamo di sbloccarci prossimamente, insomma. E intanto lasciamo andare Miccio, anche perché arriva il freddo, qui si fa cominciare a sentire, lasceremo ben presto anche Bellato. Arriva, abbiamo detto, la vittoria anche lontano da casa, è arrivata una bella vittoria in prima in Coppa, che è quella che poi vi ha un po' in un certo senso lanciato, perché subito dopo è arrivata la vittoria con il Terracina, arriva quella fuori casa che da tanto tempo aspettavate. Adesso da questa situazione come riparte la Littoriana? Come ho detto prima, speriamo di continuare questa corsa positiva che abbiamo. Anche perché i punti vi hanno dato convinzione. Esatto, quando si vince c'è sempre più entusiasmo, c'è sempre più voglia di fare bene. Secondo me abbiamo sbagliato giusto l'impatto al campionato, serie nuova, il secondo anno che c'è la Littoriana e già il secondo anno facciamo una serie C. Il livello è diverso, è più alto. E secondo me le prime 2 o 3 partite diciamo che ci ha fermato un po' l'ansia, un po', come si può dire, un po' timidi, un po'... Sì.